Ciao! Da questa settimana cominceremo a raccontarvi alcune cose su Praga, che è la nostra città preferita. Alt, di le cose come stanno. È la Giusto. tua città preferita. Chi è che adora il prezzo della birra e il goulash a merenda? Vabbè, ma le mini porzioni di goulash a merenda sono il top. Ecco appunto. Ciao a tutti! Abbiamo deciso di raccontarvi Praga partendo da Ponte Carlo perché le sue statue rappresentano alcuni dei personaggi celebri che incontrerete spesso visitando la città. Diciamo, per comodità, che il vostro primo approccio al ponte avvenga partendo dal lato della città vecchia, dove si trova il famoso orologio astronomico. Se dalla piazza dell'orologio seguite la via Karlova, arriverete dritti al ponte. Beh, dritti è una parola grossa. La Karlova sembra tracciata da uno che nella birra cieca ci ha fatto il bagno. E come se non fosse già abbastanza, per aumentare il livello di difficoltà di questa quest, lungo la Karlova dovrete resistere alla tentazione di comprare 20 calamite da frigo, circa 1 chilo di caramelle gommose, 4 gelati, un colbacco e 2 matrioske. E 7 tridelnik. Quelli non li consideravo, io li compro sicuramente. Insomma, la Karlova è una trappola per turisti, ma poi, una volta arrivati in vista del ponte. Dovrete affrontare il boss finale, il semaforo. Quel bastardo dura pochissimo, ma se usate la folla come scudo umano e riuscite a non inciampare nelle traversine del tram, potete farcela. Ok, se siete sopravvissuti, siete finalmente arrivati alla torre e lì in alto potete vedere lui, il celebre Carlo IV, da cui il ponte prende il nome. Per ribadire il concetto, nel caso non aveste capito, c'è anche un'altra sua statua lì di fianco. Carlo IV di Lussemburgo nacque nel 1316 proprio a Praga, ma alla nascita fu chiamato Venceslao, come il santo boemo da cui discendeva. Con delle origini così illustri, era quasi ovvio che una volta diventato imperatore, il Carlo spostasse la capitale a Praga, no? In più, a Praga ci stava davvero bene e vi fece costruire di tutto: la città nuova, l'università, parti del castello e della cattedrale. E ovviamente il ponte. Secondo me, il Carlo aveva studiato Hogwarts e la sua materia preferita doveva essere stata aritmanzia. E deve aver preso anche buoni voti, perché per dare inizio ai lavori di costruzione del ponte, il Carlo attese il 5 luglio del 1357 alle 5:31 del mattino. Io vorrei spiegarvi la teoria dietro questa cosa, ma aritmanzia la seguivano solo il Carlo e Hermione, così io mica l'ho capita. Limitiamoci a dire che era un numero beneaugurante e i calcoli dovevano essere esatti perché il ponte è ancora lì. E allora saliamoci su sto ponte, che già vedo Santivo che ci aspetta con una birra in mano. Toh, oggi non ce l'ha la birra. Vabbè, oggi no, ma siccome è il protettore degli avvocati, capita spesso che quando qualcuno si laurea in giurisprudenza, magari pure in corso, gli porti un bicchiere di birra e si arrampichi sulla statua per metterglielo nella mano tesa, come ringraziamento. Lascia stare l'Ivo e andiamo a vedere il crocefisso con la scritta dorata in ebraico, che dice: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. È in ebraico perché la città non ce li aveva i soldi per pagare una scritta dorata. Così accusò un ebreo, un tale Eliash Bekofn, di aver bestemmiato Dio. Gli appioppò una multa e con i soldi misero la scritta. Dopo però la città ha fatto ammenda e ha montato una targa in più lingue per spiegare l'errore. Sì, certo, solo che a lui la multa l'hanno data nel 1696, mentre la targa l'hanno messa nel 2000. E tu che ti lamenti che non ti hanno ancora tolto quella multa in tangenziale sud quando sono passati appena 2 anni? Sì, dai, andiamo a vedere il Venceslao, così mi passa il nervoso. Il primo San Venceslao che incontriamo è questo, ma sul ponte ci sono altre statue che lo raffigurano. Allora, passiamo subito alla prossima, perché in questa statua sembra che abbia una scopa in cui. Hai capito, dai. La sua prossima statua è proprio qui avanti.
e lo raffigura da bambino insieme alla nonna, Santa Ludmilla. La Ludmilla la incontreremo meglio nel prossimo video. Adesso però andiamo dal San Giovanni Nepomuceno. Davanti al San Giovanni c'è sempre Ressa, perché si dice che chi tocca la lastra sul piedistallo vedrà realizzato un suo desiderio. Io preferisco toccare le stelle sulla croce, quella che segna il punto dal quale lo hanno ammazzato buttandolo giù dal ponte. Si dice che se tocchi tutte le stelle con un dito su ognuna, tornerai a Praga entro l'anno. E tu non ti scordi proprio mai di toccare quelle stelle, vero? Lo sai che ci sarebbero anche un sacco di altri posti da visitare, vero? Lo so, ma il tempo per 2 o 3 giorni a Praga bisogna trovarlo. Lo faccio per la tua merenda con il goulash. Comunque c'è chi dice che funziona il contrario. La lastra fa tornare a Praga e la croce esaudisce i desideri. Frega niente, io nel dubbio tocco tutto. Sì, ma adesso lavati le mani che andiamo a vedere il pilastro di Brunswick. Ma il Brunswick era quello che aveva la spada magica che tagliava da sola le teste ai nemici, giusto? Era proprio lui, ma poi la spada l'aveva nascosta sotto il selciato del ponte e l'aveva ritrovata San Venceslao, con cui aveva difeso la Boemia dai nemici. Alla sua morte però la spada magica era tornata al suo posto. Possiamo cercarla? Io non mi ricordo mai i tasti quando videogioco. La spada che taglia le teste ai nemici da sola mi farebbe comodo. In realtà, una spada l'hanno trovata davvero, quando il ponte è stato ristrutturato dopo l'alluvione del 1884. Quindi mi sa che sei arrivata tardi. Ma la spada che hanno trovato era magica? Mi sa di no. Allora è un'altra spada, è ovvio. Lascia stare la spada, che siamo arrivati all'altezza dell'isola di Campa, dove c'è il lumino che porta sfiga. Svelto, passa in fretta, che se si fulmina la lampadina mentre passiamo, moriremo entro un anno. Ma pensa in passato, quando in quella lanterna, invece di una lampadina elettrica, c'era una lampada d'olio o una candela. Con tutta la gente che passava sul ponte, dovevano morirne come mosche. Però a parte il lumino c'è anche la Madonna, e quella ti protegge, come ha protetto la lavandaia le cui mani stavano per finire schiacciate nei rulli di stiratura. E lei, per ringraziare la Madonna, ha fatto appendere i rulli ai lati del dipinto. Ed eccoci a San Vito, il santo a cui è intitolata la cattedrale, quella là in alto in mezzo al castello. E subito dopo, ultima statua del ponte, c'è di nuovo San Venceslao, per la terza volta. Oh, cosa vuoi che ti dica? Il Vence va per la maggiore a Praga. Ma adesso scendiamo dal ponte, che tanto ci torneremo ancora, molto presto. Vedi qual è il problema con il ponte? È che gira e che ti rigira finisci sempre lì. Amore, è il ponte, sta in mezzo alla città, per andare da una parte all'altra è comodo. No che non è comodo, la metro è comoda, il tram è comodo, anche i taxi che non costano un cazzo sono comodi. Vabbè dai, fai una passeggiata e sei di là. Passeggia oggi, passeggia domani, uno alla fine lo arriva ad odiare, sto cavolo di ponte. Vabbè, se voi invece ancora non odiate Ponte Carlo e se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e magari date un'occhiata anche ai nostri social. Ciao!